Carissimi, buon pomeriggio. Salve. Buonasera, buonasera a tutti voi. Vedete questa bellissima donna. Oggi perché siamo qua? Siamo qua perché dobbiamo dare un bellissimo annuncio a tutti i nostri amici paesani e non che vivono in Sicilia e che vivono fuori. È stato creato un evento che avverrà il giorno 22 dicembre, giorno 23, mi pare, vero? Il 6 gennaio. Vi presento intanto Rosa Maria Stella. Salve a tutti. Ecco, e praticamente lei insieme a Filippo e altre tantissime persone hanno organizzato quello che andremo a vedere fra poco. Facciamo l'anteprima perché è importante dare giusto merito a questo evento. Esatto. Entreremo nella villa del nostro paesello, come lo chiamo io, che è molto bella, che in questo caso è stata adibita, organizzata per questo evento. Esatto. Possiamo entrare, cara? Possiamo entrare. Perfetto. Quest'anno il Natale sarà speciale a Santa Caterina, quindi vi invitiamo tutti a venire a vedere quando abbiamo creato. Benissimo, siamo contenti. Così entriamo e man mano ci descrivi tutte le cose che avverranno, come abbiamo detto prima. Volentieri. Ah, vogliamo ricordare che è un presepe vivente. Esatto, è un presepe vivente con più di 100 persone impegnate nella realizzazione del presepe, e abbiamo tantissime aziende che ci hanno sostenuto, che adesso vi spiegheremo qual è stata la loro funzione. Quindi è tutta una novità, è un progetto ideato da zero e devo dire che siamo realmente orgogliosi di averlo creato e esserci riusciti soprattutto. Onore e merito. Allora, giriamo adesso le nostre la telecamera. Ecco, faccio una piccola panoramica, abbiamo bloccato anche la strada, scusi. Questo è il municipio, come potete vedere, già lo conoscete in parte. Questa è un'altra bellissima piazza, Piazza Marconi, Baldi Giovanni, vedete? Ok, e la Villa Margherita si trova appunto alle spalle di questo bellissimo edificio, tra l'altro molto antico. Allora, torniamo, entriamo. Io vi faccio vedere anche la locandina che il nostro amico qui ci presenta, la locandina dove ci sono tutti i nomi delle persone che hanno aderito, che hanno partecipato. Guardate, presepe vivente, e qui ci sono tutte le ditte che hanno partecipato, hanno sponsorizzato tale evento. Onore e merito anche a loro, perché sono in tanti ad aver partecipato alla realizzazione di questo presepe. Cara, io ti seguo, prego. Prego, onore di casa. Agatino, grazie, che abbiamo anche il marito, grazie a Filippo. Voi, perché veramente Filippo avete fatto un grande lavoro insieme ad altri, so che siete tantissimi, la cittadina ha risposto bene, vero? Eh sì, e ci vogliono queste cose, per realizzare un grande progetto ci vogliono le grandi persone. Grande persona, e voi l'avete dimostrato, siete partiti da niente. I fatti sono quelli che contano, non le parole. Ora certo. Entrate e vedete e vediamo quello sì, che abbiamo fatto. Un bel gruppo, un bel team che ha collaborato in maniera, diciamo così, spontanea. Spontanea, con le avversità meteoriche, piovendo, vento, tutto quello che è successo, che esatto. Non vi siete fermati. No. Tant'è che oggi è domenica e state lavorando. Sempre. Appunto per rifinire tutte le cose, per essere pronti il giorno 22, sì, no? Sì, perché siamo alle porte. Siamo alle porte. Gli sgoccioli, quindi sono gli ultimi dettagli e siamo pronti. E siamo pronti anche noi per dare il giusto merito. Dare vita a questa villa che era stata abbandonata. Ecco. Sembrava così, invece questo evento la riporta in auge. Sì, la facciamo vivere. La facciamo vivere. Okay. Ecco, Villa Margherita, molti magari non la conoscono. Ma come tutte le persone che mi seguono, che ci seguono, conoscono già gran parte del nostro paese, però l'interno di questa villa in effetti non l'ho mai fatto vedere, è molto bella. Sì, è una villa comunale che gentilmente il comune ci ha concesso per il realizzo di questo evento. Grazie. Quindi vi mostreremo i dettagli sì, di ciò sì. che troverete, cosa vi aspetterà. No, sarà sicuramente un evento bellissimo. Un sogno che si trasforma in realtà. Bene, ma com'è nata questa idea di fare il presepe vivente a Santa Caterina Villa Armosa? È nata principalmente dal fatto che noi li abbiamo sempre girati
girati tutti, siamo stati dei gran visitatori di Prese più Vivendi e ogni volta che tornavamo da una visita ci chiedevamo come fosse possibile che a Santa Caterina non riuscivamo a realizzare un evento tipo di tutto nostro. Sì, tutto nostro. E quindi dal nulla abbiamo trovato la disponibilità di ragazzi validissimi che hanno accolto subito la proposta e da lì è iniziata questa collaborazione intensa, perché nel giro di 2 mesi abbiamo fatto realizzato tutto ciò. Hanno addirittura messo i loro impegni da parte, extra lavorativi, i propri lavori, per dedicarsi al presepe. Io li ringrazierò a vita per questo. Ma veramente qui abbiamo capito che la cittadina è ancora viva, sì, che aveva solo bisogno di essere stimolata, sì, esatto, vero? Esatto. E hanno trovato il punto d'appoggio, esatto, in voi. Siete le note giuste. Le note premuto. Giuste per poter suonare l'evento più importante della nostra, esatto, vita. Ecco, ora appunto vi faremo vedere le rappresentazioni, che sono ben 9. 9 rappresentazioni. All'interno ci sarà un percorso guidato, quindi obbligato, che permetterà il passaggio all'interno degli stand, sì, dove avremo pure gli assaggi dei prodotti tipici, ceci, lenticchie, uova sode, il pane con l'olio. Sarà un percorso, scusami cara, naturalmente parliamo di prodotti locali nostri, sì, sì, no? Sì, quello sì, è importante, sì, principalmente locali, principalmente. Verrà offerto un assaggio di tutto ciò che era, in modo tale poi da arrivare alla natività e avere davanti a sé la location bellissima, bellissima, quella biblica, la cosa, esatto, più importante, esatto. È vero, quella è appunto, andiamo a festeggiare, se no è tutto inutile. Vediamo la prima, cara, intanto sì, ci avviamo. Ecco, qui dentro c'è un immenso verde, come possiamo notare. Faccio una piccola panoramica, guardate che bello che è. C'è molto verde, è ben tenuto, so che hanno fatto un grande lavoro di pulizia naturalmente. Esatto. Allora, qui troviamo il primo stand. Allora, no? La particolarità di questo presepe è innanzitutto che le rappresentazioni che vengono finito. Gestite da aziende locali, quindi sono stati loro a darci il primo appoggio. Ogni azienda gestisce una rappresentazione, quindi un sostegno economico arriva proprio da loro. Ah, perfetto. Ad esempio, in questo caso abbiamo la GF Strutture. Lo leggiamo qui? Sì, un'azienda locale di Santa Caterina che costruisce giochi per bambini. Ha preso in cura lo stand delle ricamatrici, dove inseriremo bambini e donne con opere che sono state realizzate tantissimo tempo, quindi e così diamo anche il giusto valore a queste ricamatrici, esatto, no? Che hanno, esatto, avuto un ruolo importante nella nostra, esatto, cittadina a livello proprio anche perché Santa artigianale. Caterina, infatti, è famosa pure per il ricamo, soprattutto per il ricamo. Io, soprattutto ricamavo. Ecco, 12 anni. Mi ricordo che ho delle cose che ho fatto a 12 anni, ecco, come ecco, facevo non lo so. Perché all'epoca intanto si faceva proprio per lavoro, no? Per sfamare, per guadagnare qualcosa, perché sì, non c'erano altri lavori. Gli uomini erano quasi tutti agricoltori e le donne ricamatrici. E qui vediamo degli accenni adesso, che esatto, poi naturalmente verrà tutto rifinito. Sì. Cioè, questo è lo stand delle ricamatrici. Tutte fatte. Perfetto. Manuale. Siamo in fase di allestimento ancora. Sì. Però intanto noi invitiamo tutti i nostri amici siciliani a venire a visitare il presepe vivente giorno 22, 23 e giorno 26 e 6 gennaio. È facile, sì, arrivare. Sì, sì, facilissimo. Adesso molti già lo sanno, ci conoscono e sanno perfettamente. Qui abbiamo l'altro invece. Qua è che il gruppo 3D, che è un'azienda locale. Che fanno mobili dell'altro mondo. Davvero? Sì. Sentiamo un attimo di mobili dell'altro mondo. Conosci l'altro mondo? No. All'aldilà. Ecco. C'è scritto comunque in grosso. Davvero? È grande a livello italiano per la fornitura. Davvero? Vediamolo. E loro si prendono in carico lo stand della, certo, falegnameria. Della dove comunque verranno mostrati tutte le attrezzature di un tempo, dove sarà presente un signore anziano caterinese che mostrerà la lavorazione delle ceste in bimini. Ah, lo conosco! Ecco, è bravissimo. Ma guarda, non vedo l'ora che arrivi tra noi. Bravo, veramente bravo. Ci saranno tante sorprese, perché i bambini presenti negli stand nel frattempo apprenderanno queste tecniche. Quindi di lavori bimini, che sono quella pianta che cresce qua, come si chiama? Aspetta.
E non... Quella per fare i ceste? Quella che vediamo Ginestra, le bambù si chiamano. Ginestra, no, dovrebbero ma... essere. Aspetta. Vabbè. Ora, no, chiede, ora lavorare, ci... chiediamo. E comunque questo signore comunque con la presenza dei bambini coglierà l'occasione per insegnare la lavorazione, perché ormai sono tecniche di lavoro che si stanno perdendo. E no, ecco, e quindi... così trasferiamo ai più giovani, qualora volessero avere un indirizzo diverso dopo gli studi, di intraprendere, esatto, anche questo. Le tradizioni, che è giusto che tradizioni, comunque non vengano... come no, è importante. Emilio, buongiorno. Una valida persona. Presentiamolo, perché Emilio, tu sei la Monica, una validissima persona. Io non lo conoscevo prima, no, ma posso dire che è una persona meravigliosa. Ma sono con te. Con una grande dedizione al presepe. Lui non c'era orario che temeva, no. Condizioni climatiche che lo potesse fermare, e sempre, era sempre qua, ed è stato grazie a lui che molti stand sono stati realizzati. Bene, si è dato totalmente a questo tipo di evento notte e giorno, ci avete lavorato. Vi siete spesi molto. Tantissimo. E questo vi fa onore, è una cosa molto bella. Tante, lo dirò per vita. Per la realizzazione di questo evento. Esatto. Diciamo che tutti quanti voi vi siete spesi molto. Speriamo che sia avanti. Come dici, scusami? Speriamo che sia avanti. Come quest'anno, gli andrà bene anche. Io